Il Grande Fratello è finalmente tornato su Canale 5 con la sua nuova edizione, inaugurata questa sera. I riflettori si sono accesi sulla prima puntata e i concorrenti hanno iniziato a varcare la celebre Porta Rossa, mentre il pubblico da casa ha cominciato a familiarizzare con i volti che animeranno questa stagione del reality show. Tra VIP e NIP, i partecipanti dovranno affrontare sfide e dinamiche che promettono intrighi e colpi di scena nei mesi a venire. Le regole quest'anno sono particolarmente rigide: ogni settimana, i concorrenti dovranno guadagnarsi il budget per la spesa attraverso delle prove. La prima sfida, infatti, non si è fatta attendere e ha coinvolto immediatamente alcuni degli inquilini. A rendere ancora più frizzante la serata, è stato il primo bacio che ha già acceso la casa. Il conduttore Luca Calvani, insieme a Clarissa Bart, ha dato il via alla competizione selezionando due concorrenti per un bacio in stile cinematografico. La scelta è ricaduta su Eleonora Cecere, storica showgirl, e Tommaso Franchi, un idraulico che si sta già facendo notare. Senza esitazione, i due hanno accettato la sfida, scambiandosi un bacio tra gli applausi e l'entusiasmo degli altri concorrenti. Con questo primo momento clou, il Grande Fratello ha già dimostrato che non mancheranno emozioni e sorprese. La convivenza nella casa è solo agli inizi, ma il pubblico può già intuire che ci saranno momenti intensi e imprevedibili. L'atmosfera è frizzante, e ogni settimana i concorrenti dovranno superare nuove prove per garantirsi non solo la sopravvivenza del gioco, ma anche una convivenza più confortevole. Sarà interessante vedere come si evolveranno le dinamiche e quali alleanze, o rivalità, nasceranno nel corso del programma.